Questa epidemia non è una zoonosi, perché il virus è stato creato in laboratorio, ma era l'ultimo di una serie di virus create in laboratorio. Dal 2015 al 2019 hanno creato ben 8 ricombinanti chimerici patogeni per l'uomo, unendo i backbone dei pipistrelli e del pangolino. Quindi SARS-2 è l'ultimo di una serie. C'è una documentazione scientifica internazionale fantastica, conosciamo le persone che in Cina, negli Stati Uniti, in Inghilterra, con l'appoggio di alcuni ricercatori francesi, tedeschi, canadesi, australiani, hanno lavorato in questo laboratorio P4 ad alto rischio internazionale, sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per creare cosa? Per applicare le tecniche di gain of function che non potevano fare negli Stati Uniti per la moratoria di Obama, quindi per creare delle armi biologiche. Queste persone devono essere portate alla Corte Penale dell'AIA. Questa è Norimberga 2. Abbiamo tutte le strategie terapeutiche per neutralizzare e inattivare questi virus. I vaccini attuali non sono la soluzione a medio e a lungo termine. Abbiamo le strategie di ricerca terapeutica per bloccare queste ondate virali. Finito. Non esiste un virus ricombinante chimerico in natura, non è mai stato isolato. Quindi chi lo isola ha il premio Nobel. Allora, Andersen e Gerry, che hanno pubblicato su Nature 3 pagine per dire che questo virus veniva wild dalla natura, avrebbero dovuto avere il premio Nobel. Questa è una tipica pubblicazione fake per giustificare la zoonosi. Noi diciamo oggi che queste malattie sono delle umanosi, cioè interumane o dall'uomo all'animale. Ma non viceversa, non esiste, nessuno ha mai isolato il SARS-2 negli animali e nel mondo selvaggio. E il ricombinante chimerico non esiste proprio naturalmente. Ma lei che è esperto delle dinamiche di questo settore a livello internazionale, com'è possibile che non sia palesato? No, si sa perfettamente, i cinesi stessi avevano pubblicato dicendo questo è un virus nuovo, la denominazione del virus era HNCoV, cioè Human Interior Human, new and by us, fatto da noi, capisci? L'hanno pubblicato i cinesi, non è che ce lo inventiamo noi, eh? Quindi chi vuole ascoltare, ascolta, chi vuole coprire, copre. Grazie.